Serena Aukieri di recente è stata presente nella trasmissione, o meglio nel gioco televisivo di Rai 1 condotto da Amadeus, ossia I Soliti Ignoti. La bella attrice per eccellenza si è appalesata di recente, ripeto, a questo programma per devolvere in beneficenza al centro Astalli la cifra che eventualmente va a guadagnare. Il percorso di Serena inizia però con un fuori programma, infatti avrebbe chiesto l'indizio all'ignota 2, il numero 2, che avrebbe risposto che nel suo lavoro si fanno ricerche continue. All'Audire quindi avrebbe attribuito l'identità di biologa. Parte quindi il conto a rovescio, il cosiddetto countdown. Prima della fine del jingle musicale, l'ignota fa però un gesto di tipo eloquente. La signora infatti non è una biologa, fa la kinesiterapia, e quindi avrebbe spoilerato, avrebbe quindi fatto già vedere la risposta allargando le braccia e facendo un'espressione piuttosto piacevole, nonché divertente. È stato un po' il viso che lo ha, diciamo così, che l'ha aiutata, no? Che l'ha resa riconoscibile. Il gioco continua a esserci, o meglio, continua a proseguire. Serena Autieri nella parte finale si ritrova con circa 20.000 euro come soldi totali. Valentina, il parente misterioso, 19enne, è la figlia di uno degli ignoti. L'attrice quindi va a sfruttare tutti gli aiuti, gioca per la cifra di 4.000 euro, sceglie il concorrente numero 7, ma è la 2. Niente di fatto dunque, domani, cioè oggi 5 giugno 2021, si tornerà a giocare per devolvere i soldi in beneficenza. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi al canale, commentate, un saluto caro e al prossimo video.